I tesori della città antica di Teramo interessano poco. Lo si deduce dallo stato di abbandono in cui versa il parco archeologico della Cona e i resti dell'eccezionale scoperta fatta pochi mesi or sono di una nuova strada romana di oltre 2000 anni fa. Quando nel 1961 furono rinvenuti i primi reperti dagli scavi di Ponte Messato, si auspicò che la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale Trasporti, oggi ARPA, e la Soprintendenza studiassero il modo migliore per conservare e valorizzare il sepolcreto di Ponte Messato. Ciò non è avvenuto. I fondi di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali non sono mai arrivati e questo patrimonio di grande cultura e valore continua ad essere imprigionato tra speculazioni edilizie e lavori del famigerato Lotto 0. Ai nostri microfoni il professor Sandro Melarangelo ripercorre le tappe della travagliata vicenda dell'antica via sacra interamnita. Nel 1961, quando fu deciso di costruire fuori dalla città di Teramo, della Teramo moderna, il deposito degli autobus dell'Int, vennero fuori i resti dell'imponente necropoli romana di Interamnia sulla via sacra. Nel passato scavi fortuiti avevano riportato in luce alcuni elementi di questa via sacra. Nel 1961 Gian Mario Scattoni, che era ispettore onorario per la soprintendenza, nel momento in cui vide questi resti della necropoli, cioè uscirono fuori 20 tombe con arredi funerari, con urne cinerarie, con vasi eccetera eccetera, giustamente volle bloccare i lavori, e i lavori furono bloccati per un certo periodo di tempo, però ripresero e purtroppo non si volle tener conto di una zona di rispetto da dare a questi resti e si costruì tangente sulla necropoli romana. Nel 73, per costruire una strada che portasse dalla Cona, da Ponte Messato verso Torricella, una variante praticamente, uscirono fuori ancora altre tombe, cioè la prosecuzione della strada sacra e della necropoli. Nel 1980, dopo questo ultimo rinvenimento, in consiglio comunale fu presentato un progetto di un condominio di ampie proporzioni nella zona di Ponte Messato. Io ero consigliere comunale, mi opposi con tutte le mie forze per impedire che si realizzasse questo condominio. Il sindaco Valeri, sindaco a suo tempo dell'amministrazione comunale, concordò con il sottoscritto e con il gruppo che io rappresentavo, il gruppo di opposizione, fu sensibile e bloccò la realizzazione di questo condominio. L'anno scorso il progetto è passato e quindi è stato costruito questo condominio che blocca la prosecuzione degli scavi e la valorizzazione della via sacra. A me sulla via sacra non mi risulta niente, anche perché lì c'è un vincolo archeologico di inedificabilità, quindi non è possibile. Intorno alla zona che si chiama Santa Chiara, mi sembra, nella strada che va verso Torricella e un po' a ridosso della strada, ci sono delle edificazioni, ma che risalgono addirittura a vecchie autorizzazioni. Là invece bisogna mettere il punto, l'accento insomma, su questa via sacra, perché bisogna capire, come ho avuto modo di dire, che fine fa il Lotto Zero in quella zona, perché con la scusa dell'area archeologica io credo che si stanno dilazionando enormemente i lavori del Lotto Zero. Io voglio sapere che fine hanno fatto i soldi stanziati per fare il Lotto Zero e che cosa è stato fatto a livello archeologico. Si sta correndo il rischio di non aprire il Lotto Zero neanche tra un anno. Lì bisogna rescindere il contratto con la ditta che non ha adempiuto i tempi contrattuali. Che ci siano intorno delle edificazioni eccetera è un problema che lancia Melarangio, però insomma non credo che questa amministrazione abbia influito su ciò. Questo non è detto che se c'è qualcosa di anomalo non va bene, però sulla via sacra c'è il vincolo archeologico ed è impossibile. Può darsi che nei dintorni magari ci sia qualche cosa.
L'antica strada che collegava Roma con il litorale adriatico era evidentemente costellata di templi, che ancor prima erano zone sacre ai pretuzzi, zone ricche di tombe dei nostri progenitori e monumenti, come quelli ritrovati di una testa in marmo a grandezza naturale di una ricca matrona romana del III secolo d.C. Molti a Teramo ignorano che a soli 3 chilometri ci sono anche i favolosi resti di un tempio riconducibile alla tradizione culturale italica anteriore al 90 a.C. Le ruspe dell'80 e gli improvvidi caseggiati che continuano a sorgere qua e là continuano a distruggere la storia senza che nessuno se ne curi.